la sesta edizione del concorso nazionale Miss Sud Italia. Grazie a Gino Stabile, stiamo coronando la bellezza del Sud. Grazie Gino, un grande applauso al nostro patron. Grazie. Allora, questa sera sfileranno su questo palco 14 bellissime ragazze, dai 14 ai 27 anni. E devo dire che saranno assegnate 6 fasce molto importanti, ma una in particolare per le piccole teenager, che vanno dai 14 ai 17 anni. E questa fascia sarà la ragazza in jeans. Vorrei ringraziare chi ci sta ospitando, il bar Cornetteria Il Cornettone. Dopo faremo salire qui sul palco e darà la fascia ambita di Miss Sud di questa tappa, la padrona. Però vorrei far salire qui sul palco un mio grandissimo amico che mi accompagnerà questa sera e ci allieterà con la sua comicità. Un grandissimo artista che abbiamo visto a Zelig, a Striscia la Notizia. Vorrei accogliere qui sul palco con un grandissimo applauso il grandissimo Enzo Costanza. Buonasera, olè! Esagerato, buonasera a tutti. Dai. No, l'applauso non lo fate a me, ma fatelo a Giulia Montanarini, perché è veramente bella, brava, simpatica. Un po' emozionata, È un po' emozionata, ma è normale, perché quando si sale sul palco si è sempre emozionati, sempre. Guai a non esserlo. Poi, sempre, mano a mano, ti trovo in forma smagliante. Ecco, il veramente nero sfina, devo dire. Vero? Il nero sfina, anche perché tutte le donne sono sempre a dieta, io invece ti trovo già perfettamente magra, quindi non c'è bisogno assolutamente di diete. Anzi, volevo dire anche alle ragazze, mangiate bene, mangiate tanto, anche perché, come saprai, sarà premiata anche qui una fascia che è Miss Curvy proprio. Quindi voglio dire, finalmente, facciamo un applauso, fascia. Finalmente, basta con l'anoressia. Bello quando ci sono le curve mediterranee, voglio le dire. Le ragazze del sud sono famose per le loro curve, ricordiamo Maria Grazia Cucinotta, famosissima per le sue curve. Certo, ce ne sono veramente tantissime, noi siamo veramente contenti. Allora, vogliamo presentare le nostre miss? Presentiamole, io direi di presentarle subito perché sono dietro le quinte che stanno smaniando. Sì. Allora, pronte miss? Con la numero 1, Daniela Napolitano, ha 27 anni, è alta 1,60 m, viene da Napoli e il suo sogno è diventare hostess o modella. La facciamo entrare, parte la musica, eccola qua. Era timida. Ricordiamola, Daniela Napolitano, 27 anni, è la più grande. Bel sorriso, eh? Con la numero 2, Anna Apicella. Ha 19 anni, è alta 1,75 m, viene da Ponte Corvino Pugliano, vuole fare la modella. Allora, presento anch'io la prossima, la numero 3, Imma Orlando, 15 anni, è alto 1,70 m, viene da Napoli e da grande vorrebbe fare, pensa, la hostess. Con la numero 4, Vittoria Oliva, ha 20 anni, è alta 165 centimetri, viene da Ponte Gagnano e vuole fare la modella. E proseguiamo con la numero 5, Angela Francione, 17 anni, è alto 1,66 m, arriva da Castelnuovo di Conza e da grande vuol fare indossatrice, gliela auguriamo. Con la numero 6, Donata Bellone, lei è piccolissima, 14 anni, è alta 1,68 m, viene da Salerno e vuole fare la modella. Però vedo, sono tutte spigliate, tutte quante sorridenti, è una cosa molto bella. Sono del sud! E allora, sempre dal sud, numero 7, Rosa Bruzzano, 15 anni, è alto 1,70 m, arriva da Arzano, in provincia di Napoli, e da grande vuole fare sia la modella che la ballerina. Poi ce lo spiegherà. Con il numero 8, Morgana Napolitano, ha 17 anni, è alta 1,69 m, arriva da Casoria e il suo sogno è fare la modella. Proseguiamo con la numero 9, Martina Sinagra. Anche lei piccolissima, pensa Giulia, ha 14 anni, è alto 1,72 m, arriva da
o levano sul Tusciano. Spero di aver detto bene. Detto bene. E da grande vuole fare la modella e l'attrice. Con la numero 10, Marianna Pulpani, ha 14 anni. È alta 1,56 m, viene da Battipaglia e vuole fare la modella. Piccolissima, può essere mia figlia. E adesso con il numero 12, Chiara Bruzzano, 14 anni, 1,68 m, arriva da Arzano in provincia di Napoli e da grande vuol fare la hostess. Io intanto dico la 11, Roxana Apetroia, glielo diciamo dopo. Comunque Apetroia, aio, com'è? Apetroaie. Ha 14 anni, è alta 1,56 m, viene da Battipaglia e vuole fare la modella. L'ho fatto bene, l'ho detto bene questa volta. Allora, mi sa che prima ho invertito, comunque forse abbiamo invertito una presentazione, comunque lo rifacciamo. Adesso è la volta di Chiara Bruzzano. Dico bene, Chiara, c'è Chiara adesso, una cita prima. Vediamo. È la 13 adesso. La 13? Perfetto, allora abbiamo la numero 13 e presentiamo Chiara Giordano. Dico bene, 18 anni, 1,75 m, Monte San Giacomo in provincia di Salerno e da grande vuol fare ballerina, danza più particolarmente. E l'ultima nostra miss, 14, Fara Molino, ha 18 anni, è alta 1,71 m, viene da Napoli e vuole fare la modella indossatrice. Brava, brava come tutte le altre ragazze che abbiamo visto fino adesso qui sul palco. E queste erano le nostre miss. Belle, veramente, facciamo belle. Ancora un applauso perché veramente sono eccezionali. Sono un po', avevano un po' di paura all'inizio, ma vedo che comunque si sono comportate benissimo. Benissimo, sempre. Vogliamo salutare la nostra giuria qui alla nostra sinistra del palco. Buonasera. Buonasera. Facciamo l'applauso alla giuria perché voglio dire loro sono quelli che decidono, quindi voglio dire hanno un ruolo importantissimo. Ricordiamo che questa sera la votazione sarà molto particolare. Bravo. Loro hanno una scheda e verrà data una sola X alla modella che, o ragazza che pensate che deve meritare la fascia. Sono 6 le fasce. Non quindi più per ogni X. Categoria, per ogni una fascia X. C'è una X, solamente una. Quindi in voglio tutta dire la scheda. Sembra quasi una schedina, voglio dire, tutte XXXX spareggi. Vogliamo ricordare alle ragazze che l'iscrizione è gratuita, perciò si possono iscrivere anche adesso al concorso oppure possono mandare un'email a info@misssuditalia.it oppure al sito ufficiale www.misssuditalia.it. Scrivete. Ci possono seguire su Facebook, su Instagram, su Twitter, anche su WhatsApp, mandateci un messaggio, voglio dire, fate quello che volete. Numero. Tanto c'è Gino che poi Gino Stabile, voglio dire, che deciderà poi il tutto insieme a tutta la giuria. E allora, adesso, prima di presentare chiaramente tra pochissimo anche la nostra giuria, che cosa succederà? Io vorrei ricordare le altre fasce, le 6 fasce che verranno date questa sera. Molto importante Miss Curvi Sud, l'abbiamo nominata prima. Abbiamo detto, sì. Miss Sud Cinema e TV è la fascia dedicata a coloro che aspirano a diventare attrici che hanno capacità comunicative ed espressive e secondo me ce ne sono tante. Vero, vero. Miss Sud Moda, alla ragazza che ha un'altezza che varia da 1,73 m a 1,74 m che aspira a fare l'indossatrice e Miss Sud Eleganza, è dedicata alla ragazza che ha un'eleganza particolare nel muoversi. Quindi voglio dire offre la possibilità insomma a tante ragazze di potersi far notare, insomma, quindi è una cosa molto importante, non solo per la bellezza ma anche per la simpatia, per la spigliatezza, quindi voglio dire è un bel concorso, effettivamente tutta l'estate saremo in giro, iscrivetevi, lo dico a tutte le ragazze che ci seguono da qui, che ci seguono da casa, voglio dire iscrivetevi perché è importante, è un modo per appunto mettersi in mostra. Ricordiamo che questo concorso è la 6ª edizione, c'è stato un altro concorso che è partito dal nord, tipo sì. Padania, ma non facciamo nome, la Padania. È durato soltanto 5 anni, noi siamo arrivati al 6º, perciò vuol dire che le ragazze del sud hanno una marcia in più. Sicuramente. E grazie anche all'abilità e alla bravura di Gino e allo staff che c'è dietro. Brave le ragazze del sud, bravo viva Gino, sud! Viva il sud! Tutte e due siamo del sud, io sono di Roma. Tu sei di Roma, sei centro-sud, anch'io di qua, sono campano, voglio dire, quindi dobbiamo promozionare anche se non deve esistere nessuna distinzione, voglio dire, centro-sud no. E nord. Però il nostro sud, teniamocelo bene, valorizziamolo. Però le ragazze del sud secondo me hanno una marcia in più, anche i ragazzi, lo diciamo. Ce l'hanno sicuramente. Quante ragazze...
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle, solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare, e l'orizzonte verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Facciamo ancora l'applauso forte, forte. Le abbiamo viste elegantissime, poi tra poco li vedremo ancora in un'altra. Non vi anticipo nulla. Tra poco tornerà anche Giulia che è dietro le quinte. Io adesso, nel frattempo che le ragazze si cambiano e quindi giustamente si preparano per la prossima sfilata, io volevo anche un po' riscaldare il pubblico per capire anche questa sera qui in questa location molto particolare di Battipaglia, volevo anche capire qual è il vostro cantante preferito, perché ne ho portati un poco questa sera qui sul palco. Quindi al mio tre facciamo questo esperimento, magari se possiamo inquadrare anche il pubblico, se no non fa nulla. Ognuno di voi dovrà urlare il nome del cantante preferito. Proviamo un attimo. Al mio tre. 1, 2, 3. Chi è? Biagio Antonacci, poi? Nino D'Angelo. Ci mancava solamente Gigione e stavamo a posto. Poi li faremo venire sia Nino D'Angelo che Biagio Antonacci. Però io come primo cantante questa sera, che Giovanotti, bravo. Giovanotti sta tra l'altro contemporaneamente allo Stadio San Paolo a Napoli, un concerto bellissimo. Io immagino per esempio che Giovanotti possa venire qua questa sera per cantare una canzone molto carina. Dovete sapere che Giovanotti è un cantante molto simpatico, l'unico problema è che c'ha questo piccolo difettuccio, che c'ha questa S particolare, è che fa tutte le canzoni che canta, le fa tutte quante con la S. Tipo una che ha fatto fa: oh ragazzi, sono solo stasera senza di te, ho le tasche piene di sassi. Sì, le tasche piene di sassi, ma la bocca piena di zeppola, cioè dice la verità.
tu al posto del cantante secondo me potevi fare anche il pasticcere, Lorenzo, però se fosse qua canterebbe una canzone che si chiama Penso Positivo. Lorenzo, ci sei? Oh ragazzi, buonasera, ci sono, vorrei cantare insieme a tutti quanti voi questa canzone bellissima e dovete portare tutto il tempo con le mani, eh? Proviamo con le mani, 1, 2, 3. Ecco, proprio a tempo ragazzi, facciamo partire la musica, vai a tempo, vai. Tutti quanti con le mani ragazzi e cantiamo questa canzone Penso Positivo, la dedichiamo a tutte le ragazze che sono fuori e stanno per entrare di nuovo sul palco. Alziamo poco la base e la cantiamo insieme. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va stasera. Oh ragazzi, io penso positivo perché sono vivo. E l'applauso lo facciamo a Jovanotti che è bravo, bravo. Però avete cantato bene, eh? Possiamo sfumare. Devo dire, siete stati veramente bravi bravi, perché i cantanti, voglio dire, sono tanti. Poi ne chiameremo anche altri, però a questo punto io direi di chiamare subito sul palco la presentatrice ufficiale, che è lei, bella più che mai, Giulia Montanarini. Accogliamola ancora con un applauso perché torna. Io voglio anche domandarle chi è il suo cantante preferito. Buonasera, buonasera. Buonasera. Quale cantante le piace molto, lei particolarmente, la affascina, voglio dire? Eros Ramazzotti o Renato Zero? Ah, bene. E poi che faremo? Anche Antonacci. Daniela Napolitano. Numero 2, Anna Apicella. 3, Imma Orlando. 4, Vittoria Oliva. 5, Angela Francione. Con il numero 6, Donata Mellone. Numero 7, Rosa Bruzzano. Numero 8, Morgana Napolitano. Con il numero 9, Martina Sinatra. Scusatemi. Numero 10, Marianna Fulfani. Numero 11, Roxana Apetroia. Adesso stanno tornando dietro le quinte speranzose, perché tra pochissimo si deciderà la loro sorte. Però sì, ti intanto scappi. Facciamo ancora un applauso per Giulia, che è sempre bella, brava. Brava, bella. Allora, prima di andare ancora avanti, ancora io, siccome prima abbiamo parlato di Pino Daniele, io volevo fare proprio un omaggio a Pinuccio, ricordarlo con una canzone. Io immagino, se Pino fosse qui, perché lui aveva una voce stupenda, se fosse qua sicuramente la canzone Yes, so pazz. Pino, ciao Vaglio, sono molto contento, volevo cantarvi questa canzone che è eccezionale, facciamo grazie per l'applauso, Vaglio. Ci siamo, è arrivato Pino, vai con le mani tutti, vai. Ciao Vaglio, la cantiamo tutti quanti assieme, voglio sentire tutti quanti voi, pure voi che state laggiù, Vaglio, vai che ci siamo, vai. Iso pazz, iso pazz, e voglio essere chi voglio, uscire fuori da casa mia. Iso pazz, iso pazz, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore e nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo stato questa volta non
condanna, perché sono pazza, na, na, na. Tutti insieme, aiù, iso. E oggi voglio parlare. Grazie, aiù. Facciamo un applauso a Pinuccio. Perché Ramazzotti, quando canta, c'ha sempre una posizione particolare, si sembra così. Quindi io gliela farei cantare, parte la musica, più bella cosa, Eros Ramazzotti, tutti con le mani sempre. La cantiamo tutti insieme, mettiamo sempre il microfono, ci siamo, tutti, tutti con le mani, mani. Com'è cominciata, io non saprei, la storia è finita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita oramai. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere, lo sai, lavoro di cuore, però cantare d'amore non basta mai. Ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che tutti insieme vai. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quanto vuoi, insieme, grazie di esistere. Facciamo un applauso a tutte le donne presenti qua stasera, perché l'abbiamo dedicata a loro. E prima che torni Giulietta, direi, siccome una notte bella, una notte simpatica, Ligabue cantava questa canzone che si chiama Certe Notti, io direi di farla tutti insieme come se fossimo allo stadio. Quindi vorrei vedere, vedo che il traffico, le macchine che arrivano ci guarderanno e diranno ma questi che stanno facendo? Vorrei proprio ricreare l'ambiente dello stadio, tutti quanti voi che siete lì tra il pubblico, alzare i cellulari, accenderli e muoverli come se fosse una grande onda. Facciamo proprio un effetto stadio, voglio vedere tutti quanti con i cellulari, gli accendini, tutto quello che volete, l'importante è che ci sia luce. Mi raccomando, Certe Notti, Luciano Ligabue, siamo allo stadio, la cantiamo insieme, tutti, vai, tutti con le mani, alziamo la musica, vai, eccoci. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, ma quello che conta è sentire. Certe notti la radio che passa lì lì sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio e tu non vuoi smettere. Tutti insieme vai! E si può restare soli, certe notti qui, che ci si accontenta con te, così così. Certe notti al Cornettone, certe notti a Miss Sud. Bravi, fatemi un applauso perché un pubblico così bello e simpatico, vi giuro, difficilmente si trova. Ma adesso la giuria sta decidendo, io direi di richiamare subito qui sul palco la mia compagna di viaggio. Eccomi. Eccola, la Giulia. Hai visto come hanno cantato bene la canzone? Bravissimi, ho visto anche i cellulari che facevano così. Cellulari, vedi, sempre in quella zona lì. C'è ancora lì un cellulare che si muove e ci sta salutando. Pure Gino stava col cellulare, penso un po'. Io vorrei ricordare le fasce di questa sera. Ricordiamo. Allora, ragazza in jeans, ricordiamo, è per la ragazza dai 14 ai 17 anni, perciò le teenager. Miss Sud Curvy, importantissimo. Miss Sud Cinema e TV, Miss Sud Moda e Miss Sud Eleganza. In più l'agenzia Free Music si riserva inoltre di eleggere tra le concorrenti, sia maggiorenni che minorenni, Miss Simpatia Free Music, o Miss Fotogenia Free Music e Miss Bar Il Cornettone. Oh,
Brave, adesso loro torneranno per un attimo dietro le quinte dopo questa ultima esibizione e poi tra pochissimo ci sarà la proclamazione, quindi voglio dire bisognerà aspettare ancora un po', stanno facendo il giro tondo per tornare dietro le quinte, facciamo ancora un applauso perché voglio dire brave, brave, belle, simpatiche, meritano, meritano. Allora, io devo ringraziare un po' velocemente tutti quanti gli sponsor, e cioè è arrivato il momento di ringraziare calorosamente i nostri partner, l'Orafo dei VIP, Gerardo Sacco, Crotone, che per noi ha creato la coroncina destinata alla futura Miss Sud Italia 2015, quindi un grande applauso per Gerardo Sacco, veramente un orafo rinomatissimo. Poi dobbiamo ringraziare un caro amico, un artista eccezionale, un autore bravissimo, Cesare Lanza, Socrate 2000, il movimento di chi si batte per il ritorno al merito. È possibile aderire scrivendo a cesare@lamescolanza.com. Le partecipazioni e le collaborazioni al sito sono libere per tutti coloro che credono nell'indispensabilità della meritocrazia. Il movimento organizza nel corso dell'anno eventi, incontri e dibattiti sull'argomento della meritocrazia. Il movimento oggi conta quasi 3.000 iscritti. Ed ancora, Le Maison Egon von Fürstenberg, protagonista indiscussa della moda internazionale che fonde la cultura della haute couture con l'esperienza industriale. Ed ancora, World of Beauty, cosmetici di Castrocaro Terme, leader nei migliori istituti di bellezza e spa. Ed ancora, John Monte Models, agenzia di moda di Padova, Web Cilento, il portale turistico del Cilento, Convergenze, il tuo mondo in linea, internet, phone, TV ed energie, e poi Unipol, assicurazione, agenzia Velo di Rocca d'Aspide. Quindi facciamo un applauso a tutti questi sponsor, i nostri sponsor che ci hanno aiutato veramente tantissimo. Allora, io ero inviato a Striscia la Notizia, no? Il regista Ricci mi inviava in Campania per trovare dei cartelli simpatici, ne ho portato qualcuno perché oltre ad essere dei cartelli simpatici, guardate qua, ce l'ho qui nascosti in questo piccolo sacchettino, oltre ad essere dei cartelli simpatici erano molto simpatiche le risposte che le persone scrivevano sotto ai cartelli. Per esempio, ve ne faccio vedere uno che è formidabile. In provincia di Avellino, a Mirabelle Clano, il preside di una scuola ha scritto: rallentare uscita scolari. Un alunno ha scritto sotto: se non volete rallentare, mirate un professore in matematica. Ma ancora più bello, devo dire, ho trovato questo cartello proprio qui a Battipaglia, quando uno fa praticamente rifornimento alla pompa, al carburante, ho trovato questo cartello che diceva: fumare mentre fai benzina può aiutarti a smettere per sempre. Ecco, questo è anche molto molto carino, però ve ne faccio vedere ancora un altro perché sono veramente tanti. A me piacciono tantissimi i fruttivendoli, li adoro, e c'era un fruttivendolo in provincia di Benevento che ha scritto una cosa fantastica, ve lo leggo: vendo zucche per la notte di Aulin. E la cosa bella è che il signore ha scritto sotto: so buone e te levano male il capo. Io direi di fare un applauso al signore che ha trovato una risposta che... Guardate, periodo di crisi,
I soldi non ci sono. Prima, quando andavi in vacanza, chiudevi con antifurto, con chiavi, tutto chiuso. Invece adesso, guardate, dei signori sono andati in vacanza, hanno lasciato la porta aperta, hanno scritto vicino: per i ladri, se entrate, lasciate un'offerta a piacere. Tanto oggi ormai non abbiamo più nulla. Però questa, a proposito di fruttivendoli, ve la voglio dire. Questa si capisce dopo 2 secondi, è fantastica. Ve la voglio dire perché è veramente eccezionale. Un fruttivendolo di Benevento, guardate che ha scritto: vendo pesche appena pescate. Ma un signore ha scritto sotto: e meno male che non vendi cacchi. Quasi devo fare l'applauso, perché questa si capisce dopo, retrostante, proprio la battuta, però è molto carina. No, guardate, i cartelli sono tanti. Per esempio, ecco, vi voglio leggere questo. Sapete che a Napoli ci sono molti extracomunitari che chiedono la carità. Io vi pregherei di aiutarli sempre quando è possibile. Ce n'era uno, proprio a Napoli, che non sapeva bene l'italiano, allora per chiedere la carità si è fatto il cartello. Poi si è addormentato, è arrivato un napoletano e ci ha fatto il commento sotto. Lui ha scritto: tu dai me 1 euro che io rom. Il napoletano ha scritto sotto: beata te, io con 1000 euro al mese non so cazzi piglia sun. Ma andiamo avanti, perché sono veramente tanti i cartelli. Ecco, per esempio, questo è molto carino, perché io adoro l'arma dei carabinieri, però molti fanno delle battute, qualche volta sono anche giuste, ma nello scherzo vi voglio far leggere una cosa. Io sono andato a fare una volta una denuncia alla caserma dei carabinieri di Montella, in provincia di Avellino. Guardate che ho trovato scritto: caserma carabinieri aperta 24 ore su 24 dalle 14 alle 19. La cosa bella è che io li volevo chiamare il 112, per sbaglio ho fatto il numero all'incontrario, ho fatto il 211, o dopo 5 minuti sono arrivati i carabinieri a marcia indietro. Però guardate, questa è fantastica: facendo corna anche le pompe funebri fanno le loro offerte. Benevento, negozio di pompe funebri, c'era scritto: pompe funebri offertissima, paghi un funerale, l'altra in omaggio, affrettatevi. Ma una signora ci ha scritto sotto: sì, però un funerale ce lo fai prima a sorta. Applauso alla signora, così si fa. Però guardate, è bella questa. Un mio amico a Napoli gli hanno rubato 4 volte lo stereo della macchina. La 5ª volta che ha fatto, ha parcheggiato la macchina, ha tolto lo stereo, se l'è messa nella borsa, ha preso un cartello e ha scritto: gentili ladri, è inutile che rompete il vetro, tanto lo stereo l'ho portato con me. Ha messo sul cruscotto, ha chiuso la macchina e se n'è andato. È tornato dopo 2 ore, la macchina non giustiva più. Però per terra c'era un cartello con sopra scritto: gentile amico, non ti preoccupare, lo stereo nella macchina ce lo mettiamo noi. Ma sono gentiluomini questi. Questo è bellissimo. Sapete che a Salerno fanno ogni volta a Natale, andateci, fanno questa rassegna molto bella con tutte quante le luminarie, luci d'artista. Mo, che è successo? Che c'era una serie di gradini rotti. Allora, che è successo? Hanno avvisato, hanno messo il cartello. Infatti loro hanno scritto: attenzione, pericolo, ci sono i gradini rotti. Un signore ha scritto sotto: va fa mocca, per leggere il cartello, sono caruto pure io. Quindi a volte è inutile metterli, perché poi ti danno pure queste risposte che sono così. Ma volevo concludere con gli ultimi 2, perché veramente sono tanti. Questo nel periodo della mucca pazza. Un signore, un macellaio, non riusciva a vendere la carne, pur di venderla, guardate che ha scritto: la mucca è sana, o pazzo so io. Quindi facciamo un applauso ai nostri amici del sud, che con la loro bravura, la loro simpatia. Altri 2 ve le voglio leggere. Questo l'ho trovato ad Avellino, in un parco pubblico. Il comune ha scritto: non calpestate l'erba. Un drogato ha scritto sotto: fumatevela direttamente. Che è più divertente. Ma la più bella di tutte è questa. Un signore a Napoli vendeva la macchina, ha messo un cartello e ha scritto: vendesi Fiat Duna con 300.000 chilometri. Per acquistarla, telefonare a Maurizio, ore pasti. Un signore ha scritto sotto: Mauri, puoi magna tranquillo. E qua possiamo fare un applauso cumulativo globale a tutti quanti i nostri amici. Allora, ci siamo quasi, perché le ragazze sono praticamente pronti, quindi facciamo entrare di nuovo la nostra Giulia, perché è giunto il momento che tutti quanti voi, e soprattutto loro, aspettavano, cara Giulia. Certo. Senti, prima di far rientrare le nostre miss, sono doverosi dei ringraziamenti.
La Free Music, nella persona di Gino Stabile, ringrazia Alfredo De Santis e la signora Margherita Carbone, sono i proprietari del bar Cornetteria Il Cornettone. Grazie. Le ringraziamo, dopo andremo a mangiare un cornetto perché mi è venuta proprio l'acquolina in bocca, voglio dire. Ovviamente un grazie doveroso è il nostro padrone di casa, Gino Stabile. Grande applauso grazie. Per Gino, grazie a lui, veramente sempre gentile alla e puntuale. Alla segreteria organizzativa Annalisa Giardullo, all'ufficio stampa Silvia De Cesare, il fotoreporter Luca Perillo. E poi un grandissimo applauso, un grande grazie ai nostri coreografi Angelo e Ida Marino dell'Accademia Dreamers di via Giuseppe Spano 56 a Napoli. E poi all'impianto audio e luci Classic Light di Francesco Ferrigno di Salerno. Vediamole, musica! Vuoi vedere? Conosco io? No. È un'altra! La numero uno, Daniela Napolitano! Vittoria Oliva. Fasce, yeah. Poi vedremo anche Miss Sud, vedremo quello che succederà, la nostra giuria ha deciso. E allora attenzione, perché da questo momento scopriremo quello che accadrà, quindi attenzione alle parole tutto. Di Giulia Montanarini. Io direi di mettere una musica tipo il mismo sol. Scherzo, no, dobbiamo dire allora Miss, la prima fascia Miss Cornettone. Ah, Miss Cornettone. Chi sarà? Attenzione. Premia. Ah, allora Miss Cornettone, aspetta, premia. Metto la che signora. Sarà la signora Margherita Carbone, quindi la facciamo salire sul palco. Margherita Carbone, accompagniamola con un applauso. La proprietaria. La proprietaria, fashion bella. Molto fashion. E attenzione, perché avrà l'onore e l'onere di dover premiare proprio la Miss Cornettone.
Il nostro fotografo già è pronto, arriva, accompagniamola con un applauso. Eccola qua, con la fascia pure. La signora Margherita Carbone, buonasera. Buonasera, bella serata, complimenti. Dopo tutti a mangiare il cornetto. Esattamente, come minimo. Cornetto per tutti. Cornetto per tutti, bene. Vince la prima fascia. Miss Cornettone 2015, la concorrente numero 4, Vittoria Oliva. Eccola qua. Complimenti. Sai che è la prima volta che vedo un'oliva nel cornetto, guarda, veramente. Ah, sì. Scherzo, Oliva, complimenti, noi sdrammatizziamo, anzi è un momento molto bello. Ti stanno praticamente fasciando, come il tuo nome, scusami? Attilio. Attilio, quindi è stato Attilio. La signora ha consegnato, che cos'era questa? Una busta regalo, un busto omaggio? La paghetta. Ah, la paghetta, vabbè. La paghetta. Bello. Sfilata per la nostra Vai. Miss, Miss Cornettone. Brava, complimenti. Complimenti. Adesso sì, adesso ci sarà Grazie. La foto, credo ci sia la foto, sì, comunque l'avranno fatta, quindi non ci sono problemi. Complimenti ancora a te. Volevi ringraziare qualcuno? Ho già detto prima di ringraziare a tutti di averci dato questa possibilità stasera. Però tu hai vinto, quindi la fascia di Miss Cornettone, sei ancora più contenta. Grazie. Perfetto, ancora un applauso Grazie. Per lei, per la signora. Grazie signora. Dopo tutti a mangiare il cornetto, mi raccomando. Grazie Alessio, detto bene Alessio, sì. Attilio, madonna, scusa, Attilio, permettimi. Però Alzheimer che avanza, volevi dire qualcosa pure tu? No, vabbè, ringrazio tutti che sono venuti qua alla festa e niente. E va bene così, va bene Grazie. Così, ringraziamo tutti Grazie. Quanti. Grazie, ci vediamo dopo, Grazie. Complimenti ancora. E adesso, attenzione, perché andiamo a premiare... Ah, una fascia... Ah, free music. Free music. La fascia di Miss Simpatia Free Music. Chi è che premierà? Premia il nostro patron, Gino Stabile. Ginetto Stabile, eccolo qua. Con la fascia Gino. È pronto Gino, esperto di fascia. Bella serata Gino. Bellissima, complimenti ai conduttori, al pubblico e ringrazio per l'ospitalità al bar Cornettone. Perfetto, Grazie, perfetto. Attenzione. Allora, diciamo la Miss vince la fascia di Miss Simpatia Free Music, la concorrente numero 11, Roxana Apetroaie. È il nome, l'hai detto bene stavolta. Simpatia. Contenta, contenta. E papà sarà felicissimo. Vedi papà, io dedicherei al signor Victor questa fascia, quindi complimenti anche. Hai visto che a volte bisogna crederci, bisogna crederci. E allora adesso. Sempre per la Free Music, questa è la fascia di Miss Fotogenia. Premia il signor Ernesto Dagnozzi? Pagnozzi? Ernesto Pagnozzi, eccolo qua, okay. Eccolo qua. Buonasera, mi scusi. Bonsoir. Buonasera. Allora, premiamo Miss Fotogenia Free Music, la concorrente numero 7, Rosa Bruzzano. Complimenti. Anche lei emozionata, contentissima, vediamo se la fascia è tutta contratta. Capita sempre, non si preoccupi, signor Pagnozzi, perché ecco, si è autofasciata praticamente. Si è autofasciata. Benissimo. Va bene così. Foto, ci vuole la foto di rito, perfetto, ci siamo, è andata. Complimenti, volevi ringraziare qualcuno? Grazie a tutti. Sei felice, questa è la cosa importante. Brava, grazie signor Pagnozzi, ci vediamo dopo. E allora, adesso è la fascia dedicata alle teenagers, ricordiamo dai 14 ai 17 anni. La ragazza in jeans 2015 premia il signor Tomasini Felice. Signor Felice, eccolo qua, felice e contento, guarda qua. Buonasera, complimenti. Buonasera. Lei c'ha un bel da fare adesso, perché dovrà premiare e fasciare. Certo. Lei ha mai fasciato una bella donna? No, quindi no. Questa sera sarà proprio l'inizio. Allora, ragazza in jeans 2015 è la concorrente numero 6, Donata Mellone. Eccola qua. È
sta bene, bene, bravo, bravo. Sfilata! Complimenti davvero, arrivederci. È stato veramente bravo, quindi nonostante fosse stato l'esordio si è comportato benissimo. Stiamo premiando tante tante ragazze adesso. Una fascia importantissima, Miss Sud Italia Moda, premia la signora Lorenza, la signora. Licenziati, eccola qua. Vabbè, ce mi hanno messo il amici ascoltatori, fate un applauso perché questa donna è favolosa. Ecco, allora, quante volte l'hai premiata hai fasciato una Miss? Ma devo dire che ho più presentato Miss. Ecco, vedi? Quindi è una delle prime volte anche per te. C'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta, questa è una cosa molto bella. Lorenza, allora, attenzione, vediamo chi fascerà Lorenza, vai. Lorenza, la vuoi dire tu? No, vai. Attenzione. La vincitrice di Miss Sud Italia Moda è la concorrente numero 8, Morgana Napolitano. Morgana, bacio e fascia. Con la canzone di Raff, la più bella del mondo, premiata da Lorenza Licenziati. È un bel momento. Anche la busta, La busta, emozionante, emozionante. Passiamo un po' la musica, una dichiarazione anche da parte tua. Niente, sono emozionatissima e niente. Passerella. Brava, passerella, vai. Passerella, passerella. Brava Miss davvero. Sud Italia Moda. Complimenti. Lorenza, Licenziati. Grazie. Poi noi siamo su Telecolore, salutiamo gli amici di Telecolore che ci guardano in questo momento. Ciao. Ciao. Però adesso si va avanti. Miss Sud Italia Curvi. Ah. Wow. E qui arriva la signora Tina. Allora arriva Vigorito. La signora Tina Vigorito. Sì, sì, perfetto. C'è la signora Tina, sta per arrivare. Sì, accompagnata anche da una piccola miss, una principessa. Facciamo un applauso anche a questa bimba bellissima. Signora Tina, complimenti. Come si chiama questa bimba? Cheyenne. Cheyenne. Ah, Cheyenne. Ciao. Ciao Cheyenne. Volevi dire qualcosa, Cheyenne? No, no. Non voglio. E tua figlia? Magari no. No, va bene, comunque Cheyenne, non ti preoccupare. Adesso, sai che, Cheyenne, lo sai una cosa? Tu dovrai premiare insieme a lei la Miss che vincerà questa fascia. Sei contenta? Te la stai mangiando la fascia? Se te la mangi dopo, che cosa diamo a queste ragazze? Dai, sei contenta? Vedi, c'è anche Minnie qui sul suo pancino. E allora vediamo chi dovremo premiare. Miss Curvi. Miss Sud Italia Curvi. È la concorrente numero 1, Daniela Napolitano. Daniela! Fasciamola, fasciamola. Usiamo questo termine coniato questa sera. Vediamo se è andata perfettamente. Perfetto. Passerella. Eccola qua, volevi salutare, volevi ringraziare, emozionata? Sì, sicuramente emozionata, una bellissima esperienza e ringrazio tutti e soprattutto al patron dell'evento perché il penso grande che Gino. Tutte noi ragazze siamo felici di poter partecipare a questi eventi. Bravo Gino, complimenti. Bravo, anche a te. Gino. Bravo. Ciao, buonasera. Ciao. Piccolina, ciao, 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 ciao. Terz'ultima fascia. Sì. Miss Sud Italia Cinema e TV premia il signor Carbone Michele. Senti, senti che tifo che c'è nella curva nord per il nostro amico Michele che è studente in giurisprudenza, ricordo bene. Perfetto, sei pronto con la fascia, con non la laurea ma la busta. Miss Sud Italia Cinema e TV è la concorrente numero 3, Imma Orlando. Eccola qua. Piano piano. Vediamo, ecco. Perfetto. Bacio. Sfilata di rito.
prego. Contenta, felice. Ti ringrazio tutti per questa esperienza. Perfetto, poche parole ma ricche di significato. Complimenti, grazie. E adesso, grazie, complimenti. Grazie. Un saluto sempre grazie. Della curva. Dai, allora. Penultima, o penultima fascia. Siamo pronti, vuoi farla tu? Sì, è questa. Allora, dobbiamo premiare Miss Sud Italia Eleganza e a salire sul palco ci sarà la signora Margherita Carbone. Margherita Carbone, c'è la signora Margherita? Sempre la signora del cornettone. Ah, la signora del cornettone. Sempre accompagnata dalla bimba. Dalla principessa. Dalla principessina. Ecco qua, ci siamo. Miss Sud Italia Eleganza è la concorrente numero 13, Chiara Giordano. Chiara Giordano. Eccola qua, lei voleva fare un film con Raul Bova. Chissà. Era Gabriel Garco. Ah, Gabriel, ti auguriamo a Raul Bova, Gabriel Bar. Basta che farai un film. Prego. Abbiamo messo bene la fascia, sì? Prego, vai. Gabriel Garco, Raul Bova, va bene tutto. Brava. Bene. Grazie. Grazie. Ci vediamo dopo. Grazie. Benissimo. E siamo arrivati alla fascia Miss Sud 2015. Attenzione. Però aspettiamo ancora una volta. Gino, ancora un po'. Puoi creiamo venire? Un po' di suspense perché il momento... nostro patron vuole donare alle nostre Miss dei piccoli omaggi. Tanti regali per voi, quindi voglio dire non andrete via a mani vuote. Perché che ci bravo, sono Gino. Tanti premi, sì, Gino è versione Babbo Natale, diciamo oggi. Perché è uno sta... dei nostri sponsor, certo, sta omaggiando dire. Le nostre Miss. Poi diremo anche, gli sponsor li abbiamo ricordati prima, poi magari daremo un ultimo, come si dire, ricorderemo ancora una volta i nostri sponsor. Intanto regaliamo a tutte le nostre splendide ragazze che sono state brave, sono state tutto il pomeriggio vista le prove, sì. Si sono impegnate tantissimo. Sono state bravissime. Ancora un applauso lo facciamo al coreografo, molto bravi i coreografi, sono stati bravissimi, pazienti, hanno fatto in modo che loro potessero ballare anche bene e quindi adesso stiamo premiando tutte quante loro. La giuria l'abbiamo ringraziata e adesso siamo proprio arrivati al termine, alla fine. Ci sono proprio queste ultime premiazioni da fare e noi siamo prontissimi a leggere ad eleggere la Miss Sud 2015 di questa tappa. Chi sarà? Secondo voi chi è la numero? Numero 8, 6, 9, 14, 10. Sembra di essere al bingo. Ambo! Oh! Premia il presidente di giuria, Vincenzo Motta. Prego. Eccolo qua il nostro Vincenzo. Oh, con la figlia di Gino, oh, stabile. Che bello. Facciamo un applauso perché è bella. L'abbiamo vista che era piccolissima, è cresciuta tanto questa bimba. Sei contenta, sì? Sì. Tu hai già proprio la corona. Sì. Che questa è disegnata da Sacco, mi sembra sia sì. Disegnata dal nostro benissimo Orafo dei VIP, bravo. E sei contenta? Sei emozionata? Sì. È emozionata. E allora, attenzione. È arrivata l'ora. La fascia vince per questa tappa Miss Sud Italia 2015, la concorrente numero numero 14, Farah Molino. Eccola qui. Non aspettavo che te sei la più bella del mondo. Questa canzone è per te. Amore senza confine. Quando una fine non c'è. Eccola qua. La sei la più bella del mondo. Prego. Sfilata. La nostra Miss.
validata devono partecipare alla prossima tappa. Certo, quindi dovranno partecipare. Intanto intervistiamo la nostra vincitrice. Vieni qua, dai una dichiarazione. Lei si occupa di bambini, ma quest'oggi, dopo tutti i balli che ci ha fatto fare, insomma, è emozionata, contenta? Certo, sono molto contenta e vorrei dedicare questa vittoria a mia nonna, che oggi è onomastica, è Santa Anna. Le nonne, importantissime. Ciao, auguri nonna. È presente, eccola. Ciao nonna. Ma la nonna anche fai ballare tutti quanti i ballettini tuoi, quelli là? Diciamo, a volte mi guarda, mi ammira. Brava, brava la nonna, complimenti ancora anche a te. Eccola qua, ancora un applauso per lei, vincitrice. Rivediamo tutte le miss in passerella. Brave tutte, un applauso va per tutte quante loro. Che tutte si sono impegnate con la fascia in passerella. Eccole. Ringraziamo anche coloro che hanno vinto. Questa canzone per te. Facciamo uscire. Amore senza bottiglie. Per le foto. Allora Enzo, siamo Giulia. In chiusura. Siamo in chiusura, ringraziamo innanzitutto gli amici del Cornettone con un applauso che ci hanno ospitato grazie. Qui questa sera, grazie a loro. Ringraziamo tutti quanti voi che siete intervenuti numerosi, siete stati calorosissimi, devo dire. Tutti. Bravi. Grazie. Ringraziamo grazie. Ginetto, ringraziamo Gino Stabile, voglio dire. Tutta che la struttura, patrono. Gli operatori. Ma soprattutto, dopo aver ringraziato i tecnici, la giuria e tutti quanti voi, ringraziamo con un grande applauso la stupenda, la bellissima Giulia Montanarini. Grazie. E un grandissimo applauso al grandissimo Enzo Costanza. Grazie, non esagerare. Noi vi aspettiamo per la prossima tappa. Prossima tappa. Salutiamo gli amici di Telecolore e vi aspettiamo per la prossima tappa di Miss Sud. Quindi vi aspettiamo qui su questo palco. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Pensavo ci fosse il mismo solo, invece no, eh.